Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove: manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, ristorante sempre pieno, pubblico affamato, prenotazioni su prenotazioni. Saranno grazie ai nostri tre giudici, Fiammetta Padda, Riccardo, ormai... Riccardo Rossi, fino a Sarrabbio, che ormai siamo amici. Chiara Macci oggi... Bella. Vabbè, li conoscete bene. Oggi si mangia bene, io lo so. Patrizia, sì. Romana, no. Francesca, Romana Doc e Patrizia da Milano. Abbiamo proprio un freccia rossa. Esatto, per l'appunto. Allora, sapete come funziona il gioco, però ve lo rispiego. Ci sono tre gare che vi daranno dei punti. La prima serve a far scegliere a qualcuna di voi due l'ingrediente o il piatto della prova successiva. Quindi niente punti, ma impegnatevi lo stesso. È di manualità. Si chiama chiffonade, è un tipo di taglio del classico della lattuga o dell'insalata. È semplicissima da fare, per questo vi do soltanto un minuto. Quindi servirà, il criterio di valutazione sarà quello dell'omogeneità della larghezza della fettina, che deve essere la strisciolina. Insomma, va affettata finemente in maniera omogenea. Pronte? Via! Un minuto per fare la chiffonade. Avete mai sentito questo termine? Tipo no. Julienne? No. Anche perché è un metodo per tagliare l'insalata da foglia verde o radicchio che sia. Brava. Però io sono per la sfogliatura a mano, perché se tu tagli una fetta di insalata, caro Riccardo, sì, col tagli delle cellule. Vitamine. E esco e quindi si annerisce, a meno che tu non usi un po', aiuta il coltello in ceramica in queste cose. Però se spezzi con le mani, meglio. Se siete già pronti, potete già impiattarla. Dai, risparmiamo tempo. 3, 2, 1, stop. Bravo. Mi dici una cosina, così sento se mi parli. Dico una cosina? Parlo. Sì? No, perché non tutte silenziose. No, non sono silenziose. Mi scaldate con la prossima prova. Allora. Francesco o Patrizia? Sì, direi di sì. Molto regolare. Sì. Patrizia? Patrizia? Patrizia vince la prova di manualità. Allora, 0-0. Allora, pici o mal tagliati? Si parla di pasta. Che fai a Milano? Pici o mal tagliati? Mal tagliati. Mal tagliati? Va bene? Sì. Sono i mal tagliati l'ingrediente per la prova di abilità. Allora, mal tagliati, pasta all'uovo, potete elaborarla a vostro gusto e piacimento, carne, pesce, verdure, frutta, quello che volete. Per farlo, 30 secondi per fare la spesa. È un po' più veloce del supermercato, però c'è tutto dentro. Non vi scordate niente. Via! Pesce, carne o verdure? Verdure. Verdure? Allora, facciamo mal tagliati sul cancelletto dell'orto. Serve un pezzo di lardo, circa 100 grammi, poi sedano, carota, cipolla, una patata, una rapa bianca, rosmarino e due cucchiai di pesto, pecorino dolce grattugiato, tipo 50 grammi, e ovviamente 500 grammi di mal tagliati. Questa è molto carina, Riccardo, dopo segnatela, si fa con un mixer e una casseruola. Stop. Allora, giustamente mal tagliati si fanno con tutti questi ingredienti, c'è anche la pasta pronta, però volendo, ah no, le uova no, quindi non si fanno, ci sono già pronti. Fiori di zucca, buono, pecorino per... Mi siete un po' copiate le ricette, secondo me. Comunque, vediamo adesso, 12 minuti. 12. Hanno tagliato l'insalata in uno, via il tempo. Allora, dimmi. Che facciamo, France? I mal tagliati alla franca, gorgonzola, fontina, panna, io. Francesca, ah, okay. Diminutivo. Allora, belli gorgonzola, fontina, gustosi. Panna, parmigiano, okay. Noci. Diciamo,
Sì. Odio dirlo. Prezzemolo, basilico e menta. Sciabi. Okay. Diciamo che è una sorta di quattro formaggi fatta bene. Sì. Con dei profumi alle erbette. Ok. Ok. Il suo sogno, alla domanda per chi cucineresti, che faccio spesso, mi ha risposto Kevin Costner. Poi non ti dico quello che mi ha detto dopo, però ha detto cucinerei per Kevin Costner. Beh, che gli faresti? Che gli farei? Ma tutta una cucina. Ti metto in imbarazzo. Ma sicuramente in cucina non ci sarebbe tempo. Diventa molto più fiamme che fuochi questa trasmissione. Esatto. Senti, dimmi una cosa. Dimmi. Cosa devi fare dopo aver steso la pasta? Devo accendere l'acqua accesa. Poi c'è, devi solo fare i formaggi? Sì. Ok. Tritare le noci con gli odori. Se hai bisogno? Sì, ti chiamo. Sì, ma anche senza suonare, oggi mi sento buono. Anche tu stai smattarellando, tu per chi cucineresti? Per Ale e Franz. Per Ale e Franz? I due comici? Sì. Ah, ok, quindi simpatica la cosa. So che tu hai anche due pesci rossi. Sì. Che si chiamano Ale e Franz. Ecco, ce l'hai tatuato da qualche parte Ale e Franz? No. Allora, che fai di bello a Milano? Allora, non abito proprio a Milano. Dove? Abito fuori Milano, abito a Borgo Manero, che è in collina, diciamo. Conosco. Io insegno all'Università della Terza Età. E poi faccio lezioni di computer. Computer. Bello questa cosa qui. Intanto che... Ma tu sei la più giovane. Bella misti di sto limone, per favore. Bella misti di limone, forza. Aspetta. Io non ho sentito il campanello. Non l'abbiamo sentito suonare. No, è vero. Come, te lo pelo in che senso? Ho bisogno solo una goccia senza il bianco. Ah, giusto. Ok, che ci fai? Dai, raccontaci un po' la ricetta. Allora, un po' di padella, un pochino di limone, un pochino tutta la buccia di quel limone. Tanto c'è tutta la patata, ti ascolti. Una punta di curry. Curry? Poi devo prendere il mascarpone, lavorarlo. Anche tu leggerina, eh? Abbastanza. Beh, ma il tagliato che è già pasta all'uovo, bello sostanzioso. Solo che devo anche friggere i fiori di zucchero. Allora, diciamo che faccio un'altra cosa, guarda. Questo qua, bravo. Grazie. Bravo. Così ce l'abbiamo caldo. Sei carino. Te lo metto stretto ed alto. Hai nipotine? Nipotini? Ho due nipotine favolose. Nipotine? Ma grandine. Appunto. Come si chiamano? Simona e Silvia. Una è un architetto e l'altra fa la cameraman. Ed è qui, pensa. Brutta razza le cameraman, eh? Ne conosco qualcuna. E quanti anni hanno? Una 27 e l'altra 33. Ecco, una 26, 29, 29 ormai. Ma Borgo Manero dove? Sto scherzando, io faccio sempre così, ma in realtà mi trovo a cena la sera con Riccardo Rossi. Cosa? Ho qualche problema a tirare la pasta. Allora, facciamo così, guarda, ora se no divento troppo buono, però ti lascio queste qua. Grazie. Ti metto l'olio qui. Grazie. E se tu mi racconti come tieni la lezione del computer, cioè come funziona questa scena, sono tutti davanti al computer e te gli insegni, me lo racconti mentre fai il resto, io mentre ti ascolto mi sfogo un po' questa pasta. Che ti manca? Dimmi, parlatemi. Cosa vuoi Franca? Fare? Francesca, Franca, passa la Franca a Francesca. Si parte dalle cose basi. Ti manca qualcosa, fischia? Sì, la prima cosa che fanno è dire, oddio, non sono capace di accenderlo. Questo anche mia mamma, iniziato così. E quindi la prima cosa da fare è insegnare ad accendere un computer. Poi normalmente cercano tutti internet, perché hanno quasi tutti i figli che abitano lontani. Ormai è una... Io ho un amico che ha impostato... È una cosa abbastanza normale. Il computer con la webcam dei genitori, che lo lascia sempre acceso, e lui li chiama con Skype direttamente, esatto, per vederli. E li spia anche mentre non lo sanno. E questi miei anziani... di cui ne ho qualcuno intorno ai 92-93 anni. Che magari hanno l'account su noti social network, che usano Skype, no. Già così o no? Veramente già tanto si riescono a aprire il coperchio del computer. Ah, ok. Poi, poco alla volta... Vabbè, però è merito tuo se lo fanno. Qualcosa imparano. Quindi se che non sono bravi, devi migliorare anche... Grazie. Ma dicevi questi novantenni, perché stava dicendo una cosa che fanno? Stava dicendo che... Parte dal... Di questi novantenni? Cercano internet per comunicare con i... Per comunicare con i figli che abitano lontano. Ho capito. La spoglia secondo me va bene. Grazie. La maggior parte di loro lo fa per quello. Pochi lo fanno per divertimento. La loro...
prima richiesta è quella: riuscirò poi a parlare con mio figlio, riuscirò poi a vedere mia figlia, poi bisogna fargli le mail. Certo, dovrei pulire. Francesca, dimmi che ti manca. Dovrei pulire sopra. Devi pulire? Qui sopra che c'è. Ma te lo faccio io, guarda. Prima si toglie così. Bravo. E poi c'è lo straccio e ce lo passiamo sopra. C'hai ragione, bravo. Allora, ricordo ad entrambe. In due ore. Che l'acqua non è salata. Sì. Ok? Francesca. Dimmi. La vuoi spessa la sfoglia? Non eccessivamente. Te la posso dare un'altra smattarellata? Anch'io, poi vado a dare la mia ricettina. Allora, hai un tatuaggio? Cos'hai? Una farfalla. Facci vedere, fai così, che la nostra cameraman la riprende. Con le iniziali dei miei figli e di una mia nipote. Nipote, come si chiama? Letizia. Quanti anni ha? Dove vive? Che 5 fa? Anni. Ah, ok. Ma sei single che a tutti chiedi se hanno nipoti o sorelle giovani? Grazie mille di avermela messa così sul vaso del dente. Sì. Ah, ecco, mi pareva. No, ma perché... Poi purtroppo Prado cerca moglie, Simone. Quella è la cosa, vero Simone? Sì, devo mettere. Tua madre si è tanto raccomandata con me al telefono. Trovagli una brava ragazza. Tu e mia madre dovete smettere di sentirvi. Allora, manca. Sono passati 7 minuti e mezzo circa, sì. Ve lo dico. Di zucca le dure che riesco a fare. Già, io devo tritare gli odori. Dai, ti tolgo la sfoglia? Dai. Sì. Comunque io. La butto lì. Io la vorrei una signora che mi invita a pranzo, la domenica a pranzo, appunto. Famiglia, insomma. Perché conosce anche le nipotine. È sgamata, eh? È giovane, computer, Facebook. Visto che vuoi continuare ad aiutare, dai, continua ad aiutare. Va bene, allora facciamo così. Visto che sono sempre solo, la sera non esco mai, eccetera, e faccio Roma-Milano, quando sono a Milano ti passo a trovare. Ecco. Ok, facciamo una scenetta tutti insieme. Sì. Quando vengo a Milano, a Roma, vengo a trovare Francesca. Va bene, va benissimo. Stai? Sì, sì, sì. Anche se non sono Kevin Costner, insomma... Va bene, va via, bene, però. Sì. Mancanza di altro, su. Allora, dopo questa, dopo racconto una cosetta tua. Vabbè. Allora, prendete un bel mixer, pulite tutte le verdure e le mettete dentro a pezzettini, le tritate insieme al lardo e a un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva. Vi verrà una sorta di pesto cremoso di verdure tritate, appunto, e il lardo. Quello lo fate sciogliere dolcemente a fiamma bassissima in casseruola con il rosmarino. Quindi il lardo si scioglie e diventa un soffritto. Ci saltate i maltagliati, aggiungendo anche un pochino di acqua di cottura della pasta, e mantecate con quei 2 cucchiai di pesto che danno soltanto cremosità, e terminate con il formaggio grattugiato. È una sorta anche di pulizia del frigorifero a base di verdure. Tutto dentro. Allora... È abbastanza alto, sto solo vedendo. Sì, se... anche perché questa pasta cuoce velocemente. No, se è abbastanza alto l'olio lì. Sai che lì... il fiore lì non ce la fai. No. Però guarda, visto però che questo è già pronto... Senza... Fai così. Tac. Questo qui, avete 2 minuti e poco più. Lei ha usato, la torniamo un attimo sulla ricetta, li perché abbiamo divagato. Li faccio senza pastella, li faccio solo nell'olio. Ok, che tipo di pastella volevi fare? Con un pochino di acqua minerale e farina, ma mancano 2 minuti. Allora, intanto ve le... ha parlato delle nipoti, non capisco niente. Aspetta. Basta. Visto che diventa poi anche la pastella. Abbiamo divagato un po', scherzando, torniamo sulla ricetta. Maltagliati con fiori di zucca feriti che saranno decorazione, un fondo fatto con del burro, del mascarpone, della scorza di limone in modo che dia l'amarognolo e il profumo del curry. E spegniamo la fiamma, magari lo togliamo. E ci scolerà dentro i maltagliati con un po' di acqua di cottura della pasta. Ora, mentre questi fondono. Perché poi, fra un minuto, mi serve il piatto, così assorbe anche il sughetto. Qua il sughetto, bello cremoso già di suo. Sì. Che ti manca? Il colapasta. Il colapasta? Il colapasta. Non so dove sia perché tutte le sere che vengo qua... No. Come no? No, li dovevo mettere prima qui. Guarda, ti metto questi. Perché prima lì? Guarda che c'hai 30 secondi, eh.
Va bene, mettili lì su, va bene, dai, sì, sì. No, ok. Dai. Li volevi mettere lì perché? Bene, li dovevo impastare tutti, va bene così uguale. Non ho capito, li dovevi impastare? No, dimmi. Li dovevo girare tutti qui. E poi fuori metterli dal fuoco? Certo. Allora, basta spegnilo e tu falle tutto dentro. Alla fine tanto la salsa era bollente, eh? Ormai. Butta qua. No, ormai, dai. Di solito è andata, ormai è andata. No, ormai, ormai è un po' così. Simone! Simone, non trovo lo scolapasta io. Niente, spariti, scolapasta missing. Mai lo trattano in cuochi e fiamme. Allora, faccio anche a te come ho fatto a lei. Dai. Attenta dove la metti a sto giro però, Simone. Scusa. Va qua? Sì. Ecco, meno male, va. Oltretutto che cerco di aiutarle, capito? Dai, vai, sto hai scherzando, detto che oggi va sto così. Scherzando, sto scherzando. Sì. Ma i cuochi scusa, oggi sì, hanno bisogno di una lezione di umiltà. Qui rimango agganciata. Non sono umile? Tu sì. Faccio sì, il cameriere. Appunto, lezioni. Guardate, Simone Ruggiati. Umiltà. Ci siamo? Dai, lo impiattate? Quasi, perché il quasi, tempo è quasi finito. Come devo, qua? Devo grattare questo sopra. Quando sì, questo ormai mi si gira e mi fa, devo grattare questo. Vai. Prendo il piatto. È finito il tempo, io vi voglio bene, però ora ve lo tolgo. No, sai. No, no, dagli il bonus, va bene il bonus, dai. Minuto. Ti cade, veramente lì, sai? Ti dai, cade. La prossima prova non la facciamo e chiacchieriamo. Vieni qua, vieni qua, tirali fuori lì. State a perdere tempo. Ecco. Va sopra? Lo grattuso o no? Grattugia. Dai, vai. Attenta dove la metti a sto giro. Non so mica se vengo a pranzo, forse me se le porto fuori loro direttamente. Capace che arrivo e fa, vedi poi fa due spaghi. Sei cattivo, sei. Io sono anche cattivo. Basta, su, basta, aspetta, basta. Aspetta, ancora basta, due, basta, sennò basta, non basta, bastano. Basta, basta, un minimo di legge ci vuole, via. Dai, sennò anche pulito. Allora, forza. Sono stanchissimo. Sei stravolto. Allora. Allora. Almeno voi fatemelo veloce. Simone Ruggiati ha fatto. Allora, Francesca ha fatto il maltagliato alla franca. È un quattro formaggi molto ricco con l'aggiunta di erbe fresche tritate, per la precisione, basilico, prezzemolo, menta e delle noci. Stupendo, io guarda, qua do i voti come dico io, eh. Sì. Un'altra. Il condimento è molto buono, perfettamente cremoso, saporito. Il problema è la pasta. È troppo alta. Mamma mia. Penso. È alta proprio tanto. Io sono passato un pochino. È un centimetro dalle parti di Bologna. Quindi. Io da bolognese, no, è molto alta la sfoglia. Peccato perché il condimento è molto, molto corposo ed è ottimo. Velocizzo un attimo, scusate. Sì, no, ci mancherebbe, giusto. Voglio fare un assaggio come si deve. Posso, per una volta? Ma sono... direbbe fiammetta fadda, sì. Sono strong e ti dico di più, mi piace, come diciamo a Roma, questa pasta inerta, cioè inerta. Quindi complimenti, brava. Grazie. Sì, se smetti di mangiare passo il fiammetto. Brava. Allora, lo spessore della pasta... Io so già quello che dici. È effettivamente discutibile. No, è discutibile. Proporzionale, dici, alla potenza della salsa. Beh, ma in alcune parti si fa spessa la sfoglia. Non è che deve essere sempre un velo. Quindi... No, state un po' seri voi due. Sì, scusi. Allora, la sfoglia... spessa mi piace, è un po' troppo callosa, nel senso che è un po' indietro di cottura, essendo. Però il condimento è piuttosto ricco, veramente stile anni 60, proprio una cucina. Ok. Sai che è buono? Io lo dicevo, infatti. Molto balla coi lupi. Sì, piacerebbe a Kevin. Eh? Kevin mangia molto leggero. Sì, una volta. Adesso si è sfondato pure lui. Mm. Sì. Chiaramente fa i brunch con sì, quelli proprio. Si è sfondato pure lui. Ma l'hai visto che è ridotto? È una bestia. Bene, salutiamo. Sì, ciao Kevin.
ve lo ripeto appena, questo mal tagliato, sì, con sì, una salsa al curry e mascarpone, fiori di zucca profumata alle zeste di limone. Good. Allora, molto delicato, la prima cosa che si percepisce è l'agrume, quindi il limone. Il mascarpone si percepisce poco, secondo me è molto positivo perché è perfettamente cremoso e mi piace il fiore di zucca così, anche senza pastella. Fritto appena. Allora, attenzione. Scusa, prendo gli attrezzi, sala operatoria, cominciamo. Io rigiro questo brodetto. Così il fiore di zucca si ammoscia. Eh no, ho capito. Mi scusi, glielo rimetto qui sopra. L'ho rialzato, Simon, sei... Io mi sono preso due partacce, però sì, fai un po' te. Vabbè. Quella, questa zucchina più verde, mangiala sì, per ultima. Prima assaggiamo il tagliaccio. Va bene, bravo. Adesso provala. Sì. Mazza, buona. Pure questa. Madonna, ma che è? Il limone. Ma che sei pazzo? Mi hai fatto mangiare il limone. Mi hai fatto lo scherzetto? No, ti pulisce la bocca. Buono. Mi pulisce la bocca. Sì. Molto buono. Però mi è piaciuto molto il fiore di zucca fritto dorato così. Ho sbagliato a dirlo? No. Poi il mal tagliato, devo dire che effettivamente, essendo meno inerto, è anche cotto, diciamo, meglio. Ha tirato meglio la sfoglia. Ma ecco, guarda, questo volevo dire, bravo. Grazie. Scusate, ma c'è stato un allagamento in cucina? Sì, un pochino, cioè, sì. Ma lì c'è una perdita, per me. Non è venuto ristretto il condimento. Vediamo. No, ma aspettavo, è colpa mia perché non gli ho dato più di 5 minuti di bonus. Certo, sì. Infatti è acquoso. È acquoso, è un infatti po' acquoso. Sì. Sì, andava ancora 2 o 3 minuti, doveva andare ancora qualche minuto. La zucchina è buona, però è molto acquoso. Non è presentabile, ahimè. Benissimo, Gessetto, da 1 a 5. Senti, faccio una cosa, te la do io la soddisfazione. Voi votate? Sì. Francesca, con i 4 formaggi. Ho visto quel telefono. Per un... passare a quella limone di Patrizia, un po' di pepe. Magari. 11 a 10, solo un punticino in più per Francesca. Un punto non è niente, niente, niente. Pubblicità, torniamo subito. Bentornati in studio a Cuochi e Fiamme. Io mi sono munito di mattarello perché queste mi menano, io mi difendo. 11 a 10 per Francesca su Patrizia, dopo aver fatto un mal tagliato. Adesso scegli tra cavoletti di Bruxelles o fave. Ti dico solo che Fiammetta Fada ha fatto un gesto così. Fave. Brava, ecco, brava, brava. Ha vinto. Cioè, è la fava l'ingrediente principale per la prova di creatività. Questi sono cuori di fave già sgusciati della pellicina marrone, la brutta e cattiva. Voi elaboratele, rendetele creative un pochino, anche se voi amate la cucina tradizionale. Sempre 30 secondi per far la spesa. E stavolta vi spio. Via! Vi apro anche le porte. Allora, carne di? Vitello. Vitello, pane, uova, fecola, ci sono delle erbette. Cosa fai? Polpette? No, 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 no. Ok, allora andiamo a vedere di qua. Sciambola, come si dice alle mie parti. Aragosta, pane di segale, patate, semi di finocchio, pepe, brand, basta? Stop! Stop, stop, stop. 10 minuti di tempo per elaborare le fave. Via! Allora, raccontateci un po' di elaborazione. Che allora fai con la ragosta? Riccardo, cos'è quella roba laggiù dietro? Prima faccio le fave perché sono un po' più lunghe a cuocere. Facendo io, vai. Dimmi, dimmi, racconta. Aragosta, quindi piatto sciccoso. Sì. Tu a chi lo faresti questo? No, a dare quel... Franz. Ah, già, alle Franz, me l'avevi già detto. No. Tocca cucinare per tre, eh? Non mi pare che sia il loro genere di... Ma li conosci? Cibo.
No, però mi danno l'idea di panino al prosciutto e... e non so, magari una bella lasagna. Tu stai facendo saltare i cuori di fava in padella con le patate bollite. Sì, adesso gli metto sale. Vedo che le tagli senza guardare al taglio, quindi no, frulli. Va frullato. Esatto. Ok, per quello. Aggiungi dell'acqua poi a quella... Sì. Bene. Tu che fai? Faccio delle fave con la salsa delicata, con dei dadini di polpa di vitello. Ok, giustamente, brava, hai già acceso e scaldato le padelle. Quindi, procedimento, vedo che hai tenuto la carne a bocconcini. Sì. Ti piacciono le erbe, vedo, perché sì, qua hai aggiunto sì, anche sì. l'alloro tritato. Sì, sì. Bella tosta, bene. Le fave che sono, hanno un gusto, senza la pellicina, piuttosto dolciastro, quasi erbaceo. Servirebbe dell'acqua calda. Sì. Te la scaldo io. Allora, tuo piatto forte, chi ti ha insegnato a cucinare? Ho insegnato a cucinare mia mamma qualcosa. Mm. E poi, più che altro, sono andata a vivere da sola per studiare con delle amiche. Siccome io detesto fare le pulizie, mi è toccata la cucina. E quindi ho incominciato a darmi da fare, poi mi è venuta la passione. I miei amici vengono spesso. E qual è il piatto che fai proprio a occhi chiusi? Pomodorini, capperi, un pochino di erba, cipollina. Semplice, ti piace la cucina semplice? Proprio una cucina semplice, semplice. Allora, io intanto traduco quello che sto facendo, perché la ragosta è una ragosta scottata, quindi bollita in acqua. Adesso la rende croccante in padella con dell'extravergine e tra un po' sfuma con il vre. Ecco, bravo, sfuma non con il vre. Stavo mettendo subito, vabbè. Eh? Non lo stavo mettendo subito. Ma io vi voglio aiutare. Ti descriveva l'intenzione. Non c'è mica. Ecco. Mi separi due tuorli. Certo. Che ci fai? Allora, stai rosolando la carne. Sì. Tipo poi... straccetti grossolani. Sì. Qua stai facendo bollire le fave. Sì. E una zucchina. Ah, no, era brodo vegetale. Sì, brodo vegetale. E qua c'è il pane che stai tostando. Sì. Come lo componi? Come... Allora, quelle uova mi servono per fare una salsina. Fate un applauso a Riccardo che... Però devi... Riccardo, vieni, tu ti hai detto che vai anche da me. Visto che ho lavorato abbastanza... A macinare un po' di pepe qui, no? A macinare anche un po' di pepe. Il tuorlo è bianco o rosso? Io faccio un'altra cosa. Dimmi che devo mettere. Allora, macina il pepe anche a lei, faccio ecco, il tuorlo. Beatrice, che lui è l'esperto. Sì. Qua, aspetta, sì. Chiedi il calibro, perché calibro lui è l'esperto. È un po' grosso. Un grossetto. Ti servono i rossi basta, o i bianchi? Basta, qua pure? No, nel tavolo qua? No. No, vabbè. Grazie. Io ho finito. Buon per te. Cos'è fa? Eh? Cos'è fare? Quella mano sola? Ma vuole tutto, vuole la separazione. Vuoi la separazione dei tuoi? Ho capito. Ok. Va bene, vai. Allora, tu che piatto fai ad occhi chiusi, Francesca? Io? Le fettuccine al ragù. Al ragù alla bolognese. Tu che lavoro fai? Casalinga. Casalinga. E quando non cucini e hai finito di fare le pulizie di casa, ti dedichi a qualcosa, hai degli hobby? Esco, vado per i mercatini, mi piace fare shopping. Hai capito? A che mercatini vai? Parte, cioè, tipo, ti piace il mercatino vintage con le cose particolari? Dove c'è piace... di tutto. Oh, ok. Abbigliamento, mobili, tutto. Sai, Francesca, che io... Dimmi. Mi sono appoggiato male a questa padella. Bisogna spegnere. Dai, spegnerei anche. I tuorli sono lì, gli albumi sono qua. Sono grazie. Tutto frascico, come dite voi. 4 minuti e mezzo alla fine della gara. Già? Mamma mia. Giuria, io... mi scuso con voi, però, a parte il piacere di stare certo. con loro due in cucina e il piacere anche di aiutarli, vi ho un po' trascurato. Ma no, ci mancherebbe. Prima di dare la mia ricetta, ve la chiedo a voi velocemente, qualcosa con le fave. E le farei con una polentina bianca, di quella che si usa magari in Veneto un po' di più, raffreddata, a cubetti, con sopra uno stufatino di fave fresche, con qualche pomodorino. Semplicissimo. Frulli. Io invece la vignola. Stai litigando con gli attrezzi? Sì, che vabbè, non frulla bene come allora. Dico io. E allora? Guarda, ti faccio vedere una cosa. Scusa, Riccardo, dimmi. No, io ti dicevo, la vignarola, un classico col guanciale buono. Scusa che non ti sento. Dicevo, vignarola, ovviamente, col guanciale buono, quindi
fave, piselli, il guanciale, la cipolla, okay, la vignarola. Ok, perfetto. A me stupisce. Piace molto, ti stupirò, come un piatto pugliese che si chiama fave alle sette insalate. Tu hai al centro del piatto un gruppetto di fave sbucciate e intorno sette tipi di vegetali differenti, viticci della vite, pomodorini, melanzana scottata, tutto intorno. Ah, sette intorno. Verdure differenti. Si chiama alle sette insalate. Okay. Non sono però. Cotte le fave? No, sono semplicemente sono crude. Beh, se parliamo di fave crude, scusa, ma il piatto regina... Guarda, guarda, vieni con me, tanto ormai oggi la puntata è un po' anarchica. Io ho mille ricette con le seppioline, con i totani, con il pesce spada, però... tutte un po', si dice, fighette. Fighette. Ok, visto che è milanese. Invece vogliamo dare... Io so già cosa vuol dire quello che volevo dire. Allora... Andate a Campo del Fiore. Prendete un sacco, una cassetta di fave fresche. Esatto. Le sgusciate dalla fava esterna. Poi, e prendete tutto così. E cadono nella ciotolina. Poi pecorino romano, bravo. A dadi o a scaglie che sia. Piantina di mentuccia. Bravissimo. Sbranata sopra così. Pizzic, ma il sale anche no, perché pepe calibro 12. Così un'innaffiata di olio e vino bianco girato frascati bianco secco, pane tostato e la merenda più buona del mondo. È vero, è vero. Bravo, fate un applauso a Simone Ruggero. Fate un applauso a Simone Ruggero. Vino, detto, abbiamo detto vino. Frascati bianco trascati. Possibilmente nel fiasco con l'impagliato. Nel fiasco impagliato e anche ovviamente il primo maggio, perché il primo maggio è fave e pecorino. Forza. Allora, mancano pochi secondi. Sai che quel sughetto mettici un po' di sughetto. Brava, un pochino così. Un minuto circa. Brava. Puoi mettere il pane in fianco? Il pane di fianco, pane. Questo? Pane nero, sì, due o tre fettine. Tagliate. Tagliate. Allora, te lo faccio fare, dai. Qua. Abbiamo tostato un po' il pane. Sì, abbastanza. Va bene così. Abbiamo tostato un po'. Che servirà su quelle fave lì sbollentate in un brodo vegetale. Sbollentate un po' in un brodo vegetale e salzate con una salsina di uova, di carbonarina. Panna, uova, panna. E odori. Senti Francesca, però prima ci hai tirato fuori un mal tagliato ai 12 formaggi. Ai 12. Ora ci carichi con l'ovetto. Stop. Okay. Ecco, ci vuole tanto, hai visto? Non dico più niente. Bene. Roma-Milano. Belle. Brave. Mi fate un applauso così oggi. Ci spegniamo le mani. Ammazza. Belle. E vi dirò, guarda, mi darebbe voglia subito di darci una forchettata. Prego. Vai. Bravo. Allora, le fave sgusciate sono state sbollettate in un brodo vegetale. Poi salsate con una salsina legata di tuorli, panna. Tuorli, panna, fecola. Ah, l'hai legata vegetale, con la fecola e brodo. E poi la carne saltata con una bella dose di erbette aromatiche, compreso l'alloro. Buonissimo. Allora, a vederlo sembra un po' acquoso sotto, invece in realtà è perfetto secondo me per tocciare il pane. Ottima consistenza di tutto, ottimo equilibrio di tutto, le erbe aromatiche si sentono da morire e l'alloro tanto, ma a me piace. Molto bene. Attenzione, please. Dunque, prendo questo. Ecco, fatto, al volo, hai visto? Sembrava tanto difficile. Adoro questo piatto. Quante forchette hai? Ho chiesto alla produzione di darmi 100 forchette. Due per giocarci, una per mangiare. Madonna, sentite. Questo che è, manzo? Vitello. Ha il sapore del vitello che mi faceva mia nonna. Grazie. Grazie. Io posso dire solo questo. Mi è venuta proprio la lacrima, guarda. Quindi non ci capisco più niente. È così, mi è andata così. Scusami Fiammetta, scusami tanto. Prego. Perché ti scusi tanto? Io me lo finisco da perché parte. Perché lo sopporti, che tocca sempre a te, di lui.
Non mi finire in mangio, per favore. Beh, è molto bella la presentazione come colori, eh? Sì, molto. Con quei colori e poi anche l'uso dell'alloro, che non so perché vedo pochissimo in cucina. Invece qui sta bene con questo verde. Beh, è buona. E poi le fave sono al dente. E questo è molto importante. Lo metto qua perché sennò so come finisce. Anzi, lo metto qui. Allora, questo qua invece è pesce, per la precisione aragosta, prima bollita, poi piastrata e poi servita su una purea di fave resa così cremosa da patata bollita. Allora, anche questo è molto buono. Il formaggio laterale e il pane non sono neanche necessari perché è un piatto completo, comunque è ben... Infatti il formaggio non l'ho messo nel coso, l'ho messo lateralmente per chi volesse aggiungerlo. Allora, quindi prendo l'aragosta e un po' di pane per aiutarmi. Visto che stasera salterò la cena. Devo dire che il pecorino nobilita questa aragostaccia. È molto buono, è un'inedita accoppiata. Quindi una ragosta che si trova suo malgrado in un mare di fave. Il secondo tempo dopo. Beh, intanto io applaudo l'idea di due ingredienti che sono molto sardi, se vogliamo, perché le fave sono molto sarde. La ragosta migliore si trova proprio da quelle parti, solo che purtroppo quando ci troviamo da quelle parti, anche in Costa Smeralda, l'aragosta la vediamo solo alla catalana, sì, e vediamo solo qualche malloreddus a stento. Quindi ecco una ricetta da suggerire. Bene, molto saporito, non ha per niente bisogno del formaggio, secondo me, e neanche del pane, che è decorativo. Molto bene. Ok, molto bene. Contenti questo. Allora, iniziamo a votare. Il piatto di Francesca, che poi verrà con me, un attimo. No, Francesca, il piatto, eh? Sì. E questo invece è aragosta su purè di fave e, oddio, e patate con pecorino romano. Ammazza, ragazzi. Così. Cos'è non successo? Non so se è mai successo. 15 pari, punteggio Pierre Lamplin. 26-25 per Francesca, solo un punticino. Vi giuro che anche a casa lo dico, si può trasmettere il gusto e spiegarvelo, ma il profumo che c'è in studio oggi è pazzesco. Allora, ultima prova. È da presentare, quindi pensalo a livello strutturale. Tomino o gorgonzola? No, il tomino, il gorgonzola. Ok, così c'è già la forma. Lo fai ogni tanto il tomino all'ultimo minuto? Sì. Ok. Certo. È il tomino l'ingrediente principale della prova di presentazione. Allora, il tomino, che spesso è visto un po' come arrivi in casa, l'ultima cosa, cioè tre minuti, butti sulla griglia e te lo mangi così, può essere anche invece elaborato e diventare un piatto proprio completo. Avete sia frutta che altri ingredienti, tipo rucola, addirittura del cioccolato, per elaborarlo visivamente. E vi do 7 minuti di tempo. Adesso si decide tutto, eh? Via! Allora, griglia per Milano. Roma. Padella. Padella. Che ci fai, France? Ti faccio un panino di tomino. Vai, che poi me lo ripieno, porti via. Ripieno con un fico e avvolto nello specchio. Spesso si trova anche, a volte addirittura già pronto al supermercato, il tomino avvolto nel prosciutto, sì, nello speck. Se riesco a tagliarlo. Non ti far male, eh? No. Allora, su un formaggio così che ha molta aderenza dentro, se si utilizza un coltello con la lama... Piccolino. Ce l'hai là, se vuoi, in quel, sì, ceppo. E sì. Al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. Vero? Va, che fai tu? Io faccio una valigia di tomini con le pere. Adesso ti faccio vedere. Ah, forse ho capito. Questo è un po' lunghetto, lo tagliamo. Che c'è qua in padella? Devo dargli una giratina. Faccio io. Grazie.
Burro e zucchero? Sì. Le caramelli? Devo caramellare le mele. Che pere. Immagino che quella sostanza liquida che è? Aceto balsamico. No, questa quale? Qua cos'è? Miele. Ah, miele? Ti faccio anche una cosa per la griglia, guarda. Così ti fuma meno. Tanto devo solo scottarlo da una parte e dall'altra, non è che devo. Bella calda, molto. Eh? Aspetta, che hai fatto? Panino. Brava. L'hai farcito di qualcosa? Con il fico. Con il fico. Ecco, questa è una tecnica. Francia. Dimmi. Se tu lo lasci così. Meglio. No? Lo pieghiamo. Almeno ha lo stesso spessore la carta da tutti e due i lati. Sì, e ha sì. La stessa cosa. Grazie. Questo è una cosa molto carina che io faccio anche con il salmone. Cioè, quando devi proteggere qualcosa di umidità, però cuocerlo velocemente senza magari accendere il forno. Fare dei cartocci belli precisi a contatto con degli odori dentro e poi li cuoci in padella. Anche il salmone, pesce, viene molto buono. Simone. Incendio. Fagli fare la crosticina lì, prima di girarlo. Allora, qua si sta sciogliendo, Devo tagliare anche a metà. Cosa, il tomino? Sì. Ah, dopo che l'hai cotto? Ma non deve cuocere molto, appena appena. Ok. Io ve lo faccio con le verdure. Allora, visto che si accende la bistecchiera, prima del tomino grigliate delle zucchine, lavate, spuntate e tagliate a fette, piuttosto spesse. Le lasciate riposare nel piatto, condite con un pizzico di sale, pepe, olio, poco, e della mentuccia tagliuzzata, così si prendono il profumo con la pellicola sopra, si infondono. Poi semplicemente grigliate il tomino, non lo girate prima che abbia fatto la crosticina e lo farcite all'interno con tutte queste zucchine profumate alla menta, belle e voluminose. Sempre sulla bistecchiera una fettina di pane farà un crostone sul quale appoggiare il tomino. Quando lo tagliate fila sopra il pane e avete le zucchine. Tre ingredienti. Nebbia in Valpadana, ma insomma vabbè, purtroppo è così, non c'è... In cucina... E la tecnica, in cucina, cuochi fiamme, fumo, cuochi fiamme, fiamme... Allora, guarda, avete ancora 4 minuti a disposizione. Mamma, che paura. Dai, Chiara, Tomino, piatto giovane, facile, dell'ultimo minuto. Piatto giovane mica tanto, cioè un piatto, sì, più che altro un piatto sicuro, di quelli che arrivi a casa. Io lo farei dolce, più che altro. Tipo? Quindi con mostarde o caramello, oppure anche con le amarene, ad esempio sciroppate. Tomino e amarene sciroppate? No, la tua voglio. A me? E il tomino... Il tomino dovrebbe essere un piatto da single. È vero. Ci sottolineiamo. Sì. Beh, che tiri fuori dal frigo. E ci metto dei pomodorini sopra che ci stanno bene, è vero? Anche secchi con un'insalatina. Secchi con un'insalatina, per esempio, un continuo vicino potrei metterci, no, 3 vodka. Già così, che è leggero il tomino. Da bersi mentre mangi giù questo tomino. Se vuoi una scusa per berti la vodka, ce ne sono altri. Per dire, vabbè, ok. Tomino elettrico? Ma certo, il famoso tomino elettrico. Vai, raccontaci. Tomino elettrico con una somma d'aglio, passata, olio, peperoncino. Una soma? Vuol dire uno spicchio. Uno spicchio. In piemontese una soma. Io ve l'ho data facile con le zucchine. Però... vodka con un tomino così. Vabbè, allora facciamoci sto sciottino. Alla fine l'ho detta, un brocco sempre una cosa alla fine, se guardi bene. Se no lo tagliate a pezzetti, sì? Lo mettete a volte, poi... se volete qualcosa di più elaborato, dentro la pasta fillo, chiudete e friggete. 2 minuti. Mm-hmm. Si scioglie ma rimane cremoso dentro. Buono. Aspetto 5 secondi per dirvi che ve ne mancano 30. Oh mamma mia. Fin troppi, guarda. Vi ricordo a entrambe che la cottura in questo caso è un po'... Così. Cioè potete anche un po' saltarla, perché alla fine ci interessa vedere come potremmo presentarlo. Solo farlo vedere tomino. Senza mangiarlo. Capito? Ho capito. Un po' palliduccio. Io ho le mani un po' più abituate al calore, ti aiuto io, non vorrei mai che tu ti scottassi. Ecco. Al centro? Sì, al centro. Tomino ripieno di fico in manto di speck con insalatina. Qua invece, anche qua c'è la frutta con la pera caramellata. Il tomino. Che è venuto uno schifino. Te lo salvo io. Perché è basso. Scusa. Con calma, Stop al tempo.
Ripeto, 25. Vabbè, che non viene sera. È senza cioccolato, scusa. Sottomino è. Posso? Basta. Scusa, 26 e 25. Ok. Giusto? Sì. Per Francesca. Un punto solo non è niente. Tomino elaborato in maniera salata da Francesca, questo invece è dolce con le pere. Io ho bisogno di un pochino di tempo per bere un bicchiere d'acqua. Va Pubblicità. Bene. Bentornati in studio a Fuochi e Fiamme. Allora, mi sto divertendo come un matto. Sto mangiando benissimo perché oggi le mie due zie da Roma e da Milano, Francesca e Patrizia, ci hanno fatto veramente mangiare bene. Brave, solo un punto di differenza, 26 e 25. Quindi, con l'ultima prova, che era quella di presentazione di un tomino, adesso si decide il tutto. Questo è quello di Francesca. È un tomino ripieno di fico, cotto al cartoccio con lo specchio intorno. Allora, qui quello che ti attira subito, me lo immagino ovviamente servito magari in mezzo ad altre portate, è l'effetto sorpresa, per cui questo fagottino che non si sa cosa racchiude e poi l'idea dell'insalatina sotto della rucola con i pinoli che rinfresca, quindi colori perfetti. Bella anche la scelta del piatto che non l'avevo mai visto. Noi abbiamo tutto qua, eh. Mentre in dispensa si allarga, sembra piccola ma... Questo piatto reca con sé un sottotesto, una frase, perché vedi che la presentazione non è proprio perfetta, è molto affettuosa, ma non è, diciamo, geometrica precisa. Dico, nonna, ma che c'è dentro? Zitto e magna. Questo è il sottotitolo. Anche l'idea del... È vero, no? Anche l'idea del piatto, proprio quella di... Sì, zitto. E tu dici, che c'è? No? Zitto e magna. Ma che c'è? Te dico magna! E quello lì c'è. Devi mangiare e stare zitto. Sai, Riccardo, che quando fai quegli sbalzi vocali, sì, no? Mi acceleri i battiti e sì, cardiaci. Ti salta il timpano? Sì. Vedi, se qui ci fosse l'insalata e questo fosse un bauletto con la carne, sarebbe banale. Invece va benissimo l'insalata fresca con il formaggio che c'è dentro, con il prosciutto cotto appena scottato e quando lo apri con il fico che è annunciato qui, ma voglio dire, è comunque una sorpresa. E poi c'è un altro contrasto, che la rucola è amarognola e il fico è dolce, sì, quindi sì, c'è anche questo piccante sarà. Comunque è un piatto a sorpresa, casalingo, ma con molte idee. Ok. Dolce questo, sì. Pera caramellata al miele, anzi allo zucchero di canna, poi c'è il miele in accompagnamento, il tomino farcito di pere con questa granella di cioccolato. Qui colpisce il tono su tono intanto del colore. Mi piace perché il tomino qui, essendo sciolto, che non so se era voluta la cosa, però sembra un dolce, non ti direi che è un tomino, quindi mi piace ancora di più, ti dirò. Riccardo. Grazie. Questo è un piatto, diciamo, elegante, dove vorrei capire una cosa. Le pere sono sfuggite dall'acchiappo del tomino, no, o sono volute? No, è voluto perché, mi ha detto prima, se le metto tutte dentro precise precise, Riccardo poi non le vede e non le apprezza. Allora le ha lasciate un pochino per farti vedere che c'è la pera. Devo dire che comunque un piatto ton sur ton, oui, monsieur. Questo è per la serie, la pancia non è stracca se la bocca non si addiva. Esatto. È un fine pasto. È un fine pasto. Posso immaginare cosa c'è stato prima se questo è il fine pasto. Però, insomma, comunque è molto bello e è composto molto bene, adoro la scelta del piatto. Quello che ha detto Riccardo è che gli sembra un po' pesantino, però alla fine... Però no, per l'amor di Dio. È frutta. È frutta. È un po' di frutta. Dopo che hai mangiato l'insalatina ti mangi un po' di frutta. Esatto. Fermo restando che il tomino è traditore, ecco. Si sa nella forma il tomino è traditore, però questo dolce risolve il problema formaggio o frutta. Dolce ah, o dolce, o di dolce. Solito è così. C'è la frutta e c'è il formaggio e anche il dolce. Allora, 25 a 26, avanti Roma per adesso. Avanti Roma. Adesso votate, piatto di Francesca appunto. Tomino farcito, non me l'hai chiamato, panino
di tomino e speck con i fichi. Patrizia ha fatto la pera, anzi la valigia di tomino con pere caramellate. Sembra, guarda, 14 a 12 vince Patrizia, quindi sorpassa di un punto in estremis, 39 a 38, brava, grazie. Anzi, brave, grazie a voi, ti porti a Milano con il treno Frecciarossa, il kit di Cuochi e Fiamme. Io quando vengo a Roma vengo a mangiare da te. Va bene? D'accordo. Venite con me, dai, su! Andiamo a conoscere quelli che mi hanno giudicato. Bella! Oggi è stata una delle puntate dove ho mangiato meglio in assoluto. E se anche voi volete mangiare bene, state con noi. Cuochi e Fiamme. Tutti i giorni siamo qua. Ciao!